Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Stiamo ripartendo da dove ci eravamo lasciati nello scorso video e quindi al secondo schema. Non sono più un Ranger, un Power Ranger, voglio capire come devo fare per ritrasformarmi. Vedremo, adesso andiamo avanti, vediamo perché senza avere il potere dei Ranger qui la vedo critica, onestamente. Magari no, ma chi lo sa. Sì. Fate i vostri versi, ma io voglio capire perché non mi fa ritrasformare in Ranger. Devo imparare anche un po' magari a difendermi ogni tanto perché ho questo vizio di non usare mai la difesa. Ma in tutti i giochi ho questo vizio di andare sempre all'attacco e non difendere mai. Spero di riuscire ad arrivare alla fine di questo video al boss, magari mandandolo avanti più rapidamente nelle parti un po' più noiose. Ok, ho sentito un rumore che probabilmente vuol dire ok, sì, mi posso trasformare. Perfetto, quando la barra blu è carica si può diventare Ranger. Ottimo. Credo che fosse importante capirlo. Cosa c'è qua? Ok, mi sembrava strano che non ci fosse nessuna orda in questa zona. Via, tutti giù. Ok, sono curioso di sapere chi di voi l'ha già giocato e se vi piace come genere di gioco. A me divertono parecchio questi, però ovviamente sarebbe bello poterli giocare in più persone e infatti danno la possibilità di giocarlo in quattro, che secondo me sarebbe proprio il top. Il primo sono proprio le hitbox che fanno pena, manco fossimo ancora negli anni 90 davvero, anzi lì forse erano gestite anche meglio di queste, perché queste qui sono davvero pietose, però per il resto non mi lamento, mi sta piacendo e vediamo di riuscire ad andare avanti. Questo è il solito verso, fermo lì, vieni qua. I segnali qua ci danno qualcosa, no? Devo provare a capire se potevo recuperare HP in qualche modo. Sto provando mosse alternative, però così va a finire che perdo HP per niente. E non so quanto possa essere intelligente come cosa. Ma quanti? Questi qui. Mettiamoci qua, voglio provare a fare una cosa che si faceva spesso negli anni 90, cioè mettersi nella zona in cui passano le macchine. E infatti, sì, si può fare per farli investire. E mi conviene stare qui sotto, attendere che vengano qua anche loro. Poi appena arrivano le macchine, io salto via e li faccio colpire. Queste cose carine, perché è un'idea che andava parecchio. Mi ricordo un gioco di Batman Il Ritorno che mi piaceva tantissimo e aveva questa meccanica. E mi divertivo tantissimo con quel gioco. Credo che sia uno dei giochi migliori del Super Nintendo. Almeno di quelli che ho giocato io, era uno di quelli che mi era piaciuto di più perché anche la grafica in quel periodo era davvero, davvero al passo con i tempi. Dai, vai giù anche te, che magari proseguiamo un attimo. Sennò qui non arriviamo più al boss. Ok, trema tutto. Quello lì cosa vuole? No, sta scappando. E questo rumore è il boss. Cioè, sicuramente il boss, voglio capire se ce lo fanno arrivare qui adesso. Go go. Succede qui sotto? È l'area del bosco. Ma no, neanche qua. Ma non lo so, era tutta una roba. Niente, sembrava che dovesse succedere chissà cosa, visto quello che il rumore che si è sentito, invece per il momento ancora nulla. Ehi. Dai, vai giù anche te. Bravo. Ancora. Dai, mamma mia. Queste orde qui infinite. Più che altro è assurdo che non vadano proprio giù. Hanno una quantità di HP incredibile. Se non vieni giù come il pane, a quanto pare che mi stanno togliendo una marea di HP. E
e non mi si stanno neanche recuperando, è quello che mi preoccupa leggermente, perché non vorrei dover rifare tutto e visto la tipologia di gioco è probabile che se dovessi perdere dovrei proprio rifare tutto. Dai, vai giù. È ancora in piedi, eh? Oh, bravo. Cos'è questo? No, 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 aspetta, questo qui era? Sì. Andare di x quadrato va colpito dall'alto. Colpi ci vogliono. Ok, ottimo, dammi qualcosa. Vabbè, però non saliamo ancora di livello. Qualche oggetto da distruggere, ma che chiedere troppo. Vorrei recuperare un po' di HP magari, se non è troppo di disturbo. Mi ha salvato, quindi il gioco ha salvato, quindi probabilmente se dovessi essere battuto in questo punto ripartirei da qui. Ah, maledetti. Capriola, vai, vai, vai. Ottimo, è giù. Ok, aspetta un secondo, allora qui magari no, niente. Non c'è nulla, vediamo se qua posso recuperare. Sì, finalmente un po' di HP in più. Quella zona là non mi piace neanche un po'. Se devo essere proprio onesto. Andate giù e smettila di fare quei versi. Ecco, quei versi preannunciano che ci attaccheranno in velocità, quindi quando fanno quel verso lì bisogna saltare. Che è un pattern che alla fine si ripete in continuazione, quindi non è troppo difficile capirlo. Il problema è che sono proprio le hitbox che rendono difficile il proseguimento. Ma se andiamo, ci andiamo sopra noi, succede qualcosa? Lui è stato colpito, immagino. Sì. Un'altra volta, ah, ok. Bene, finalmente si uniscono più avversari. Lì mi sa che noi dobbiamo andare appena si spengono. Qui l'ho mancato, va giù anche lui. Sì, vabbè, questo qua adesso si colpisce. Mi sono fatto colpire, però. Sono un pollo, sono. Dai, vai giù. È che voglio arrivare al boss. Ok, mi piace che vada giù così. Questo qua possiamo distruggerlo, credo. Non si distrugge, però. Sì, ci mette 3 giorni, ma poi si distrugge. Ok, qui cosa succede? Ancora niente? Avversari normali, no. Rita Repulsa! Tu devi essere Rita Repulsa. Vediamo come è stata realizzata. Non mi piace. Hai ragione, la più potente di tutto l'universo. No, non mi piace proprio. Voi dovete essere i nuovi Power Ranger di Zordon. Vabbè, sento l'odore di cose buone qui in giro. Vabbè, noi conquisteremo la Terra. Vabbè, praticamente dice che non possiamo far niente. Non dobbiamo dare ascolto a una cattiva come lei. Andiamo, muoviamoci. Ok, andiamo avanti. Spero di arrivare a questo boss rapidamente. Cos'è questa posa? Cosa succede? Niente, stiamo andando avanti e basta. Vediamo cosa accade. Siamo su un ponte. Siamo tutti insieme. C'è Rita Repulsa. Ok. Affrontate la potenza di King Spinks. Non mi viene il nome com'era però. Oh, ovvio, un mostro gigante o qualcosa del genere. Dobbiamo battere qualsiasi cosa. Andiamo. Sto traducendo malissimo perché non ho gli occhiali e quindi cerco di leggere le poche parole che vedo. Scusate, come faccio io a colpire una roba del genere? Ok, basta. Spero non si sia sentito. Allora, possiamo schivarlo e poi. Allora, adesso lui ci colpirà con qualche mossa più forte. Ok. Sì, ma ci vorrà un'eternità però colpirlo così. Anche perché guardando lì sotto è questo così. Ecco, anche lui. Guardate là sotto, la sua vita è lunghissima. Non finiremo mai di buttarlo giù.
No, no, non è vero, va giù, va giù. Aspettiamo che diventi rosso e schiviamo. Ok, l'uncino toglie veramente poco, adesso qua bisogna scappare. Comunque è un pattern abbastanza stupido, eh. Poi il fatto che io sia un pirla e mi stia facendo colpire è un'altra storia, però non è niente di che, almeno per ora, Però gli abbiamo già tolto metà vita e non ha ancora cambiato, quindi non lo so. Per il momento non mi sta entusiasmando, speravo di utilizzare Megazord in una battaglia con un boss così grande, anche perché sarebbe stata la cosa più logica. E invece per il momento nulla, dai che l'abbiamo già quasi abbattuto. Adesso andrà ancora con le sue cavolo di cose qua. Schiviamo. Tra l'altro abbiamo una schivata pazzesca perché si schivare per una vita, in più non ci tolgono niente quei raggi. Vai, diventa rosso, adesso dovrei riuscire a buttarti giù, un, due. Ok, in teoria non ha più vita, salvataggio l'abbiamo già battuto. Ma... No. No, 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 sta succedendo ancora qualcosa. Ok, eccolo qui. Oh, finalmente. Dai, dai, la sigla qua ci vuole però. Ok, ma mi spiace che non abbiamo messo la sigla in questa fase. Ok, siamo... Come cavolo si colpisce? Vabbè. Megazord. Ah, ok, comunque per adesso anche Megazord non è che mi sembra sta gran genialata, Dobbiamo semplicemente colpire dei mirini. Quindi smesciare sempre su un tasto a caso. Magari poi succederà qualche altra fase. Adesso sicuramente siamo a una seconda fase. La prima è da appunto Power Ranger normale. Adesso siamo nel Megazord. Forse è ancora semplicemente l'unione dei Dinosaur prima di diventare vero e proprio Megazord. Vediamo. Dai, che forse diventano un po' più veloci, dai. Un po' più di divertimento, vabbè, però è troppo facile. Spero che i boss varino tutti uno dall'altro. Questo qua l'abbiamo battuto in pratica. No, 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 prosegue, prosegue. Eccolo qua il Megazord. Dai, dai. Oh, mi piace come l'hanno realizzato. Mi piace lo stile cartunesco usato. La canzone è giusta, sì, finalmente. Quanto gasa sentire questa canzone. Ok, come, cosa dobbiamo premere? No! Solo Quick Time Event. X Triangle, eh sì, sono solo Quick Time Event. Ma non lo so, mi spiace parecchio, poteva essere sfruttato meglio il Megazord. Magari nelle prossime boss battle sarà così. Spero, vedremo. Lì si è caricata intanto una barra. E cosa bisogna premere? Nulla, fa tutto lui da solo. Beh, lo sta praticamente massacrando. X triangolo, X triangolo, triangolo. Ah, ne ho mancato uno, eh. Vabbè, l'ho comunque abbattuto. Come primo boss è stato veramente, veramente facile. Non lo so. Sì, qui intanto vediamo, non sono salito di livello neanche pur avendo battuto il boss. Non lo so, non mi ha convinto tantissimo questa battaglia con il boss. Guardiamo intanto il filmato e poi ci salutiamo per questo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se devo continuare con i prossimi livelli o no. Ranger, avete fatto la vostra prima sconfitta. Ok, niente, dice che ci sono altre torri da distruggere. Abbiamo ottenuto la nostra prima vittoria. Tanto la città viene ancora distrutta. Ok, vicino al municipio, se ho letto bene, ci sono tantissimi urli, sarebbe meglio andare, ok. Perfetto, quindi niente, direi che per questo video è tutto, infatti abbiamo praticamente finito la zona di invasion, proviamo a ricontrollare, 1, 2, 3, sì, ci sono due fasi più il boss. Ok, vediamo se è così anche nella prossima zona, difendi la città, si chiama. Sì, praticamente sì, è così.
Ci sono due fasi normali più il boss da affrontare a fine dei livelli. Niente, quindi per questo video è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e se devo proseguire con voi oppure da solo. E niente, iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei video. Ci sono anche parecchie recensioni di action figure. E quindi alla prossima. Ciao a tutti!